La birra di oggi è una birra italiana, stiamo parlando della Grigna del birrificio Larghiano. Come anticipato, appunto, questa birra è prodotta da Birrificio Lariano, siamo quindi in Italia, per essere precisi siamo a Lecco. La birra in questione si chiama La Grigna, è una Pils, 4,6 gradi il volume alcolico, la bottiglia è da 33 centilitri. Il prezzo di questa birra l'ho trovata online su un beer shop a 3,90 euro per la bottiglia da 33. Il bicchiere che vi suggerisco è un bicchiere appunto per le Pils e non si tratta di un primo assaggio. Allora, Birrificio Lariano, credo ci sia già una degustazione su questo canale, se non erro la New Age, sempre di questo birrificio. Il birrificio è nato nel 2008 da due ex home brewer che hanno deciso di fare un po' il grande passo e quindi di dedicarsi alla produzione industriale. Per essere precisi, ho cercato un po' online, i due homebrewer fondatori di Birrificio Lariano sono Fulvio Nessi ed Emanuele Longo, che hanno appunto fondato nel 2008 il birrificio. Questa appunto è una Pils, stile appunto tipico della zona Centro Europa, Germania e Repubblica Ceca, le Pilsener, che devono nome proprio la città di Pilsen. Appunto era interpretata da un birrificio italiano. Le caratteristiche principali delle Pils sono una birra molto leggera, con acqua leggera, con un tasso alcolico contenuto, malti chiari e alcuni luppoli appunto europei, tra cui il famosissimo luppolo Saaz. Ho cercato sul sito internet del produttore ed effettivamente il luppolo utilizzato per questa birra è il Saaz. Vengono poi utilizzati anche i luppoli Magnum e Select, quindi sempre luppoli appunto europei. Per quanto riguarda l'etichetta della bottiglia, c'è il tappo che riporta il logo di Birrificio Lariano con il fondo giallo e tutte le etichette di Lariano hanno dei disegni. Sempre a me piacciono molto questi disegni. Sembrano un po' colorati, un po' con acquerelli, ma hanno sempre un'immagine molto cartunosa che ricordano molto certi libri per l'infanzia. Sempre su internet ho trovato anche informazioni sui disegnatori, perché tutte le etichette sono disegnate da Andrea Prenna e Laura Bossi, così visto che avevo questa informazione ho pensato di citarli. La bottiglia appunto riporta una sola etichetta con il nome della birra in questione che è La Grigna. Tra l'altro, piccola nota di colore, ho cercato che cos'è La Grigna e è una montagna che c'è in provincia di Lecco. Infatti, tra l'altro, c'è una leggenda che mi ha fatto sorridere un po', perché ho trovato sempre online informazioni sul fatto che che La Grigna fosse una guerriera, a quanto pare anche piuttosto crudele, e addirittura ha fatto uccidere da una sentinella un cavaliere che era andato al cospetto della Grigna per confessare il proprio amore. Per punizione, quindi, questa guerriera è stata trasformata in una montagna, che è appunto la Grigna, che è una montagna che c'è nella zona vicino a Lecco, e la Grignetta, che è una montagna leggermente più bassa in fianco alla Grigna, dovrebbe rappresentare la guardia, quindi la sentinella che è stata uccisa, che ha ucciso il cavaliere per conto della guerriera. Ok, passiamo quindi alla degustazione. Ah, il bicchiere giusto, è un bicchiere appunto per le Pils. Questo, vabbè, è un vecchio bicchiere che avevo brandizzato Menabrea, che è un produttore italiano che produce Pils e quindi ha anche questo tipo di bicchiere. Ci sono anche i bicchieri per le Pils, questo è un tronco di cono, tronco conico. Ci sono anche i bicchieri, soprattutto utilizzati in Germania, che sono un pochino più spanciati, ma hanno comunque più o meno questa forma qua, con un piede sempre piuttosto pesante, a volte c'è uno stelo, ma sempre molto corto. Però di base, appunto, la forma standard per le Pils è questa qua, in modo tale che si riesca a creare un discreto cappello di schiuma e si riesca quindi a proteggere la birra, che nel caso delle Pils è sempre piuttosto delicata, dall'ossidazione, quindi la schiuma protegge dall'aria. Per quanto riguarda il modo in cui versare le pils, tecnicamente se dovessimo fare un servizio alla spina di questa pils, dovremmo fare la famosa spillatura in tre tempi o due più uno.
che prevede quindi una fase iniziale in cui viene fatta formare molta schiuma e successivamente viene aggiustato il cappello di schiuma con il secondo ed eventualmente il terzo rabocco. Possiamo provare a farla anche con la bottiglia, è un buon metodo, non verrà preciso ovviamente come con la spina, essenzialmente per il fatto che in questo caso ho un bicchiere che è da 0,4 sulla tacca, mentre la bottiglia è 33, quindi non verrà un cappello di schiuma che fuoriesce dal bicchiere, cosa che invece possiamo fare con la spina, dove abbiamo ovviamente un bicchiere, lo riempiamo in base al volume appunto del bicchiere. Mentre dicevo questa cosa del bicchiere, mi è venuto in mente che ho anche una versione più piccola dello stesso bicchiere, che è la metà esattamente, ed è da 0,2, mentre la bottiglia è un formato intermedio tra lo 0,2 e lo 0,4, perché è 33, quindi uno 0,3. Però si può provare a fare la spillatura, diciamo classica, a tre colpi o così a talla tedesca, nel bicchierino piccolo. Avanzerà probabilmente un pochino di birra, perché appunto il volume è leggermente inferiore alla bottiglia. Però può essere un buon modo per provare a fare questo tipo di spillatura. Il primo colpo, quindi, chiamiamo colpo anche se non siamo ovviamente sotto a una spina, il primo colpo sarà piuttosto desaturante, quindi cercheremo di far liberare un po' di anidride carbonica dalla birra in modo tale da avere molto volume di schiuma. Dopodiché bisognerà attendere, attendendo alcuni minuti la schiuma si compatterà e successivamente aggiustare con il secondo e il terzo colpo. Di conseguenza la prima parte di birra che verseremo sarà più desaturata, quindi sarà uscita più anidride carbonica, mentre negli ultimi due colpi ci sarà più anidride carbonica all'interno della bottiglia, quindi ne uscirà meno, si desaturerà meno la seconda parte. Ok, in questo caso, avendo tutta questa schiuma, che vedete già incomincia a compattarsi, quindi non c'è di cui preoccuparsi, avendo appunto la birra sbattuto sul fondo del bicchiere, ha liberato tanta anidride carbonica che tende adesso ad andare, a uscire dalla birra. In questo momento, se noi dovessimo misurare la concentrazione di anidride carbonica disciolta all'interno della birra del bicchiere e la concentrazione di anidride carbonica disciolta nella bottiglia, quella nella bottiglia sarà sicuramente maggiore, che tradotto, se dovessimo bere questa birra qua, immaginando di fare una cosa vietatissima che mai bisognerebbe fare, cioè bere dalla bottiglia, però se dovessimo immaginare di bere dalla bottiglia sentiremo questa birra molto più frizzante rispetto a questa, perché appunto ha liberato anidride carbonica, o come si dice in gergo, si è desaturata. Ovviamente sto cercando di parlare per prendere tempo, perché adesso vedete che deve pian piano salire la schiuma, compattarsi, e quando avremo un cappello che ci soddisfa, aggiusteremo con due o tre colpi. Proviamo già a fare il secondo colpo, versandola molto più piano. Ecco, già siamo a un risultato quasi completo, ci si arriverà al terzo colpo. Ora dovremo attendere ancora che si compatti ulteriormente questa schiuma e infine faremo il terzo colpo. Questa cosa si può fare ovviamente anche con le bottiglie, anche se tecnicamente è la tecnica più che altro utilizzata per la mescita e il servizio alla spina. Con le bottiglie lo possiamo fare tranquillamente nel caso di lager di basse fermentazioni o comunque di birre molto limpide, perché non hanno praticamente fondo. Se facessimo una cosa del genere con una birra belga, al di là del fatto che non sarebbe la tecnica corretta, probabilmente quando verseremmo il secondo colpo e il terzo colpo vedremmo la birra diventare più torbida, perché come ho già detto più volte in altri video, sull'affondo delle bottiglie, che appunto di birre che hanno appunto molto fondo, tipo la maggior parte degli stili tradizionali belgi, c'è appunto un residuo, il cosiddetto fondo di lievito esausto e altre sostanze, e nel momento in cui io metto la bottiglia orizzontale sarebbe bene finire tutti i bicchieri in una volta sola e poi versare il fondo a parte eventualmente, perché poi rimettendo la bottiglia in verticale si agita il fondo e quindi i bicchieri versati dopo il primo saranno sicuramente più torbidi degli altri. La cosa può non interessarci, soprattutto se ci piace poi il sapore dei lieviti esausti o comunque del fondo all'interno della bottiglia, e
che solitamente non è neanche poi così caratterizzante il fondo, più che altro una questione forse di estetica, di avere un prodotto molto, molto limpido. In questo caso, allora, la birra appunto è quasi pronta, sta scendendo ancora la nostra schiuma. Ora, purtroppo per non attendere troppo e non continuare a parlare, provo a fare già il terzo colpo, che farò molto piano in questo caso. Ok, perfetto, sono arrivato all'attacca qua dietro dello 02, come dicevo è avanzato ancora un pochino di birra, però abbiamo diciamo una pils versata correttamente, anzi potevo fare anche un pochino più di schiuma. Però in questo caso c'è un cappello di schiuma che fa ovviamente da protezione per la birra. La birra non è completamente desaturata, infatti si vedono le bollicine, si vede la frizzantezza e le pils sono birre frizzanti. La schiuma appunto è abbastanza compatta. Ha anche esteticamente una forma abbastanza gradevole alla vista con questo cappello che eventualmente potevamo fare forse un pochino più spesso. Questo diciamo sarebbe un servizio alla tedesca per così dire per questo stile di birre. Passiamo quindi all'analisi sensoriale di questa birra. È piuttosto complesso da andare ad analizzare l'aspetto olfattivo della birra, soprattutto quando c'è una schiuma molto compatta. Tra l'altro, le pils generalmente, è un discorso piuttosto generale e forse più rivolto alle birre industriali, non spiccano particolarmente per intensità olfattiva. Volendo, potremmo sempre mettere le pils in un tequ e degustarle in un bicchiere da competizione. C'è un po' meno il rischio che il tequ tiri fuori quei profumi di muffa che spesso vengono contestati al bicchiere, però potrebbe essere un modo per diciamo annusare meglio queste birre. Sto facendo delle prove provando a versare qua dentro quella che era rimasta sul fondo. Sebbene più lontano dal naso, in effetti forse qui emerge un pochino di più l'intensità olfattiva. Comunque in generale l'intensità olfattiva è appunto abbastanza bassa, ma è tipica di questo stile. I profumi che troviamo sono ovviamente quelli classici, quindi luppoli e luppoli erbacei. C'è il profumo classico appunto di luppoli erbacei. C'è anche però un interessantissimo e buonissimo secondo me profumo di cereali. Le due grosse cose che appunto troviamo al naso, seppur l'intensità è bassa, sono quindi cereali e luppoli erbacei. Ero così preso dal versare la birra che ho saltato un intero passaggio che è l'analisi visiva, ovviamente. Comunque la schiuma, che ormai è quasi completamente smontata, è di color bianco, abbastanza persistente, anche se appunto adesso incomincia già a calare, e leggermente irregolare. La birra è un giallo, direi leggermente spento, molto molto limpida. Per quanto riguarda il palato, allora una pils molto classica, questo non significa che non sia un buon prodotto, è comunque distante, secondo me, anni luce dalle pils commerciali. E spesso il genere pils è sottovalutato perché è associato a birre commerciali. In realtà ci sono esempi ottimi di pils, e questo secondo me ne è un esempio. C'è un'apertura dolce, ma non esageratamente dolce, comunque leggermente cerealosa, diciamo così, quindi di malto, a cui segue subito un amaro. Innanzitutto c'è un amaro erbaceo, esattamente l'amaro che ci aspettavamo dal naso. Dopo questo amaro qui, più delicato ed erbaceo, arriva invece un amaro molto più forte e anche più persistente, che è appunto l'amaro un po' più classico, sempre di luppolo, ma dura un pochino di più ed è forse la sensazione in bocca è meno di freschezza rispetto a quella che c'è all'inizio bevuto. Cioè l'amaro che persiste è leggermente differente da quella freschezza che c'è invece all'inizio, cioè durante la bevuta. Per quanto riguarda le sensazioni boccali c'è una discreta frizzantezza, mentre il corpo è molto leggero come deve essere per questo stile. Nell'altrolfato appunto ciò che resta è un leggero ancora erbaceo e questo amaro persistente, tipico però di questo stile, che rende tra l'altro facili da bere queste birre, ma soprattutto le rende perfettamente dissetanti, che è un po' una delle caratteristiche delle pils. Questa quindi è la grigna di Birrificio Lariano, Skol!